L'Uzbekistan si trova in Asia centrale ed è indipendente dal 1991 a seguito dello smembramento dell'Unione Sovietica. Gran parte del paese è occupata da un deserto arido e pianeggiante, nelle cui oasi sono sorte le città principali, Khiva, Bukhara e Samarcanda. A nord e a sud lo delimitano due fiumi, la Mudaria e il Sirdaria, le cui acque sono state eccessivamente sfruttate nell'industria e in agricoltura, e questo ha causato un vero disastro ecologico, cioè la riduzione delle dimensioni del lago d'Aral. Punto di incontro di culture e di scambi commerciali, fin dagli imperi di Alessandro Magno e Gengis Khan, l'Uzbekistan è il cuore della famosa Via della Seta, che portava dall'Occidente verso l'Oriente. Khiva si trova nella zona occidentale del paese. La parte antica è circondata da una lunga e possente cinta di mura di fango, in cui si aprono quattro porte. In tempi passati il suo nome evocava immagini di carovane di schiavi, sovrani sanguinari e terribili viaggi nel deserto. Oggi è una città medievale perfettamente ricostruita dai sovietici ed è diventata una città museo. Passeggiando per le strette stradine siamo colpiti dalle sfumature ocra degli edifici, dai minareti rivestiti di piastrelle e dalle cupole color turchese delle moschee. Numerose sono le madrasse, ossia le scuole laiche o coraniche, che hanno la struttura di università, in cui si insegnano anche dottrine non teologiche. La città esisteva già nell'VIII secolo, soprattutto come centro commerciale lungo la Via della Seta, che fece la sua fortuna. All'inizio del XVI secolo divenne capitale dell'impero Timuride fino al XIX secolo, quando fu conquistata dai russi zaristi. Nel frattempo Khiva si sviluppò con molti esempi architettonici e oggi conta 50 monumenti storici e 250 abitazioni. Suggestiva e unica, la città fortificata sembra immobile nei secoli. Visitarla è come viaggiare a ritroso nel passato. Quasi ci si immagina di vedere le carovane di mercanti indugiare lente tra le strade, con i cammelli e i dromedari che vogliono riposarsi, un po' come quelli che oggi stazionano nel centro di Khiva per farsi immortalare dai turisti. Tante sono le sorprese che si rincorrono nell'architettura tipica dell'Uzbekistan e che qui esplodono in bellezza e a volte in originalità, come la moschea Juma con il minareto ricoperto di maioliche turchesi alto 47 metri, un faro che svetta in tutta Khiva. Il primo impatto, entrando nel vasto cortile con 218 colonne di legno, molte riprese da antichi edifici dopo un restauro del Settecento, è curioso. Sembra di essere in una versione più sobria della moschea di Cordova. Un giro tra il blu accecante delle piastrelle e i soffitti super decorati nella splendida fortezza vecchia Kunia Ark lascia senza fiato. Una piccola cittadella fortificata all'interno di una città con le mura, risalente al XII secolo e ampliata nel Seicento dai sovrani di Khiva. Qui il sultano di turno aveva tutto, l'harem, le stalle, la zecca, l'arsenale, persino la prigione e la moschea estiva con il tetto arancione, rosso e oro e i dettagli floreali in blu. Il complesso Islaman Khodiya risale al 1910. Fu costruito da un gran visir che aveva idee molto liberali. Fondò una scuola di tipo europeo, importò il primo telegrafo e fece addirittura costruire un ospedale.
Idee così in contrasto con la spietatezza che da secoli aveva dominato la mentalità di questi popoli, si scontrarono con le autorità religiose che non esitarono a farlo assassinare. Il minareto, elegante nelle sue cromie ocra e inserti in ceramica policroma, svetta sulla città e lo si nota da ogni parte. L'edificio oggi ospita il Museo delle Arti Applicate. Il mausoleo di Pahlavan Mahmud è dedicato ad un lottatore locale, poeta e venditore di pellicce che è diventato un santo guerriero molto venerato. Inizialmente era di piccole dimensioni, ma grazie alle offerte donate dai pellegrini nel corso degli anni, la struttura è stata ampliata nel XVII e XVIII secolo. Qui sono stati sepolti diversi personaggi importanti di Khiva e anche altri Khan meno conosciuti. Pahlavan Mahmud è stato sepolto dietro a una lapide di avorio inciso in una sala decorata con piastrelle finemente dipinte con motivi locali. La tomba di Mohammad Rakim Ran II si trova in una bellissima sala decorata in stile persiano e sormontata da una cupola turchese. Il palazzo Taj Auli, che è stato costruito nel XIX secolo, ha la facciata e la superficie delle pareti che circondano il cortile interno decorate con maioliche ornamentali in cui dominano i colori blu e ultramarino. Di particolare interesse è l'harem, che presenta bellissime colonne intagliate, le quali sostengono le logge. Gli appartamenti erano occupati dal Khan e dalle quattro mogli legittime. I soffitti in legno sono decorati con motivi variamente colorati. Le persone si fanno fotografare volentieri, gente sorridente e gentile. Un salto al bazar e centro dell'artigianato è di rigore per ammirare i tantissimi prodotti, tra ricami, tappeti, ceramiche, sciarpe in lana di cammello e tessuti con disegni tradizionali. Sono in vendita ad ogni angolo buffi cappelli di pelliccia di Karakul, che è una particolare razza di pecora. Khiva è sempre stata una città di artigiani e commercianti, per cui è facile osservare le persone al lavoro nei loro laboratori e negozio. Definita la città sacra per eccellenza,
Bukhara venne distrutta da Gengis Khan e successivamente riportata in vita da Tamerlano, che ne fece un florido centro culturale, religioso e commerciale. L'enorme piazza del complesso Poi Kalyan stupisce per la sua travolgente bellezza. Da un lato il minareto, dai particolari bassorilievi, ricorda una torre degli scacchi, mentre la moschea e la madrassa sono esempi di architettura islamica medievale spettacolari che ipnotizzano con i loro arabeschi arzigogolati. Il suo cuore è disseminato di moschee e madrasse e pulsa della vivacità di abitanti e pellegrini che si incontrano girovagando tra le sue arterie. Non è quindi una città museo come Khiva. Le donne con i loro sorrisi esibiscono i denti d'oro, simbolo di bellezza e di benessere. Moschee e minareti disseminano il paesaggio e simbolizzano lo splendore dell'architettura islamica e la grandezza del suo impero, iniziato a partire dall'VIII secolo, quando gli arabi conquistarono l'Asia. Ma in Uzbekistan religione è una parola millenaria. Qui nacque lo zoroastrismo, il cui motto è «buoni pensieri, buone parole, buone opere». Il fuoco era la parte centrale di questo culto e i morti, per proteggere la terra dalla contaminazione prima di essere sepolti, venivano esposti in luoghi aperti dove gli avvoltoi li avrebbero mangiati. Dopo anni di ateismo dovuti alla dominazione sovietica, oggi primeggia nel paese la religione islamica di tipo sunnita. Laica, infatti, solo pochissime moschee sono attualmente luoghi di culto o scuole coraniche. Esse infatti sono diventate musei o negozi. L'Islam è moderato ed è opinione diffusa che l'istruzione obbligatoria per tutti fino ai 15 anni imposta dai russi abbia salvato il paese dall'oscurantismo integralista. In Uzbekistan, per diventare imam, non è permesso studiare all'estero, ma occorre frequentare le madrasse del paese, e questo per evitare la radicalizzazione che porta ad agire in forma violenta in nome della religione. I caravanserragli erano edifici con cortile e porticato, utilizzati per la sosta delle carovane che attraversavano il deserto. A Bukhara ne rimangono tre intatti, oggi trasformati in bazar, dove tra l'altro si vendono i susani, tessuti realizzati su una base in cotone e lavorati a ricamo con fibre in seta o cotone. La moschea Magak Attari è la più antica dell'Asia centrale. Si narra che per evitarne la distruzione da parte di Gengis Khan fosse stata interrata. Bellissima la decorazione esterna in pietra. La notte i monumenti si illuminano con tenue luci che accentuano le loro caratteristiche e il paesaggio si trasforma esaltando la sua magia.
Nei dintorni di Bukhara si trova il palazzo Moki Khosa, costruito più di un centinaio di anni fa ed è l'ex residenza estiva degli emiri. È un mix di stili architettonici orientali e occidentali. L'emiro, infatti, aveva studiato in gioventù a San Pietroburgo ed era sensibile allo stile di vita europeo. Una parte del palazzo è stata riservata per l'harem. Poi troviamo l'edificio principale con sale di ricevimento e gli appartamenti e un padiglione ottagonale per gli ospiti. Oggi il palazzo è un museo di arti decorative e applicate e qui vi sono esposti mobili dell'inizio del XIX e del XX secolo, porcellane cinesi e giapponesi, gioielli prodotti dai laboratori di Bukhara e orificeria locale. Si possono ammirare anche molti abbigliamenti ricamati in oro e accessori delle grandi figure del tempo, ricami e così via. La colossale fortezza Ark, di cui rimangono impressionanti mura restaurate dai sovietici, è la costruzione più antica di Bukhara. Era una città regale all'interno della città e fu abitata fino al 1920, anno in cui fu bombardata dall'Armata Rossa. Vi si accede tramite una scalinata che termina con un solenne portale. All'interno scopriamo la moschea Juma o del Venerdì che risale al 1500. Oggi contiene una serie di antichi manoscritti, alcuni dei quali appoggiati sui tipici leggii in legno intagliati dagli artigiani, in vendita anche oggi e che possono aprirsi addirittura in 8 posizioni. Più avanti si entra nella parte antica della cittadella, la corte delle udienze e incoronazioni, l'ultima delle quali fu quella di Alim Khan nel 1910. Gli altri ambienti del forte sono oggi stati destinati a vari musei. La splendida moschea Bolo Auz sorge accanto ad una vasca situata di fronte all'ingresso della fortezza Ark. Era il luogo ufficiale di culto degli emiri e la sua costruzione risale al 1718. È preceduta da un grande portico adornato da 20 colonne di legno intarsiato di pioppo, noce e olmo, che sorreggono un soffitto a cassettoni di splendida e raffinatissima fattura. Veniva chiamata Moschea delle 40 colonne perché le 20 colonne in legno intagliato che ornavano la facciata, specchiandosi nel bacino d'acqua, raddoppiavano di numero. Il mausoleo di Ismail Samani è il più antico monumento di Bukhara. Situato fuori dalla città vecchia del parco Kirov, è la tomba di Ismail Ahmad che regnò dall'892 al 907 e fu tra i primi nel mondo dell'Islam a farsi costruire un monumento funebre ricco e sontuoso.
Il mausoleo è in mattoni, ha una forma architettonica originale, poiché si presenta come un cubo sul quale è stata sovrapposta una semisfera. La disposizione dei mattoni ha 18 angolazioni diverse e crea sui muri contrasti di luci e di ombre che variano secondo l'intensità luminosa esterna. La casa di Fayzullah Koyayev, situata nei dintorni di Bukhara, è un edificio museo. La struttura era la residenza di un ricco possidente che aveva ereditato grandi fortune dal padre e che favorì i bolscevichi per rovesciare l'emiro Alim Khan. Divenne così presidente della Repubblica Popolare di Bukhara e ricoprì ulteriori importanti cariche, ma in seguito cadde vittima della repressione staliniana diretta contro i presunti cospiratori nei confronti del partito. Il palazzo è espressione della classe abbiente uzbeka e rimase abitazione privata fino al 1925, quando divenne una scuola sovietica. Gli interni sono affrescati ed hanno soffitti con travi di legno. Oggi la casa è diventata un museo che ricorda l'importante figura politica, ma anche gli arredamenti e le decorazioni d'epoca. Khor Minor, chiamata anche Quattro Minareti, indica una madrassa fatta costruire da Alif Niazul nel 1807. Ha un aspetto particolare, con un'entrata molto originale, a quattro archi formanti la cupola, sormontata sugli angoli da quattro torri con cupolette azzurre. Tre di queste fungevano da magazzini, mentre la quarta conteneva la scala per accedere al secondo piano. Uno degli angoli più suggestivi della città è la Liabi House, una piazza costruita intorno ad una grande vasca nel 1620, il cuore e il centro catalizzatore della città. La piazza è adornata da gelsi secolari e su di essa si affacciano importanti monumenti. Abbiamo l'imponente madrassa di Nadir Divanbergi, nata come caravanserraglio e risalente al 1622. Questo edificio ha la particolarità di una rappresentazione di motivi animali sulla facciata, con uno stupendo mosaico che mostra due uccelli mitici, le fenici, due agnelli e un sole dal volto umano. Tali rappresentazioni raccontano di un approccio pioneristico all'espressione artistica unica nel mondo islamico. Shahrisabz è la città natale di Tamerlano, leggendario fondatore della dinastia Timuride, che regnò in Asia centrale e nella Persia orientale dal 1370 al 1507. L'impatto con il luogo è uno spettacolo di grande bellezza, cupole meravigliose e ceramiche finamente decorate con mille tonalità di colori. Il complesso Dorut Tiliovat è composto dalla moschea e da due mausolei. La moschea venne edificata da Ulugh Beg nel 1437 in onore del padre. Il suo nome significa cupola azzurra. È la più grande moschea del venerdì della città. Il diametro della cupola è 46 metri e ciò ne favorisce una perfetta eco. I due mausolei molto belli, dai nomi impronunciabili, sono dedicati al padre spirituale di Tamerlano e ai discendenti di Ulugh Beg, anche se non si sa se qualcuno vi sia stato effettivamente sepolto. Tamerlano nacque il 9 aprile 1336 nella tribù dei Barlas, appartenente all'aristocrazia locale.
Antica già allora, Sacrisabst, che al tempo si chiamava Kesh, era una specie di feudo di famiglia. Quando salì al potere, Tamerlano le diede il nome attuale, che in tagico significa città verde, e la trasformò in un grande monumento di famiglia. E Sacrisabst è veramente una città verde, con bellissimi giardini e aiuole fiorite. Attraversiamo uno di questi per raggiungere il Dorus Saudat, un mausoleo il cui nome significa seggio del potere e della forza. Nel complesso troviamo una moschea e un edificio diroccato che ospita le spoglie del figlio maggiore di Tamerlano, morto a 22 anni. Gli altri figli sono seppelliti nel mausoleo di Samarcanda. Nello stesso complesso si trova anche la cripta di Tamerlano, in cui vi è un sarcofago che avrebbe dovuto contenere le sue spoglie, che in realtà si trovano anch'esse a Samarcanda. Aksaray è la residenza estiva di Tamerlano, di cui sono rimaste solo tracce delle due torri di 65 metri, composte di mosaici in ceramica blu, bianca e oro. Deve essere stata un'opera ciclopica straordinariamente bella. Le imponenti dimensioni del palazzo sono una caratteristica della politica dell'architettura dell'epoca timuride. Un'iscrizione sul portale infatti dice: se avete dei dubbi sul nostro potere, guardate i nostri edifici, e questo per impressionare i visitatori stranieri. Il grande condottiero che cercò di ripercorrere le gesta del mongolo Genghis Khan, e in parte ci riuscì, governava su un vasto impero proprio da questa città, dove aveva fatto erigere un enorme palazzo. A guardare perennemente ciò che rimane di questo complesso c'è l'alta statua bronzea di Tamerlano al centro di un grande giardino. Ed eccoci a Samarcanda. La notte ci regala una visione mozzafiato, poesia allo stato puro, in un mix tra architettura, ingegneria, pittura e romanticismo. Ora la terra paura non fa, bruciano nel fuoco le divise la sera, brucia nella gola vino a sazietà, musica di tamburelli fino all'aurora, il soldato che tutta la notte ballò, vide tra la folla quella nera signora, vide che cercava lui e si spaventò. Samarcanda è una delle città più antiche del pianeta, 2500 anni di storia e coetanea dell'antica Roma. Qui sono passati da Alessandro Magno a Genghis Khan a Tamerlano. Il Registan è un complesso di tre madrasse, maestose e imponenti. Gli edifici sono adornati da mosaici di lapislazzuli, un gioco di incastri armonioso che rende questo insieme uno dei monumenti più straordinari dell'Asia centrale.
Questo era il centro commerciale della Samarcanda del Medioevo. Ogni piccolo pezzettino di muro è un capolavoro, tanto che ogni volta che si ammira una costruzione sembra di scoprire particolari che prima non si erano notati. La madrassa Tilia Kari ha la particolarità di avere dei rivestimenti d'oro e un cortile molto piacevole al suo interno. La sua costruzione richiese 20 anni e fu terminata nel 1660. La grandiosità delle dorature delle sue cupole, il mihrab e le pareti hanno superato tutte le costruzioni architettoniche note dell'Asia centrale. Quelle che una volta erano le celle degli studenti, oggi ospitano negozi di souvenir e di artigianato. La madrassa di Ulugh Beg è la più antica, terminata nel 1420, al cui interno si trovano mosaici rappresentanti temi astronomici. Ulugh Beg era un intellettuale ed è sempre stato più interessato alle scienze piuttosto che a governare. Era particolarmente appassionato di astronomia e sulle piastrelle che decorano la facciata di questa madrassa sono state ritratte le stelle e il cielo. Qui infatti si studiavano le scienze, la matematica e l'astronomia. L'interno ha un grande cortile a due piani con arcate e portali monumentali. La madrassa Sher Dor, completata nel 1636, presenta mosaici rappresentanti dei felini, un esempio unico dell'arte islamica che vieta la rappresentazione di figure sia umane che animali. Il suo nome significa la madrassa della tigre e questo perché nella parte alta del portale sono raffigurate due tigri che inseguono dei cervi. È presente anche il sole, tipico simbolo dello zoroastrismo. Ai lati della facciata sorgono i due minareti, mentre alle spalle della facciata si possono vedere le due meravigliose cupole costolute rivestite di maiolica azzurra. La moschea Bibi Khanim fu costruita su ordine della moglie di Tamerlano, una principessa cinese discendente di Genghis Khan. Fu costruita con le ricchezze e i materiali provenienti dall'India dopo il saccheggio di Delhi. Si trattò di un'architettura al limite delle possibilità per quanto consentito dalle tecniche costruttive di allora, il che fu anche la sua rovina. L'edificio crollò definitivamente nel corso di un terremoto del 1897. Fu ricostruita a partire dal 1974 dal governo filo-sovietico e ancora oggi non è stata completata. Entriamo al Bazar Siab, che è uno dei più antichi mercati colorati e brulicanti dell'Asia centrale. Camminandovi si ha l'impressione che la macchina del tempo si sia messa in moto e che i tempi d'oro della Via della Seta non siano mai finiti. Si prosegue fino al centro di manifattura della carta, prodotta fin dall'antichità dalla pianta del gelso.
Bella la presentazione delle varie fasi di lavorazione, bella la location con i canali d'acqua corrente che fanno girare il mulino. La carta di Samarcanda era famosissima in Asia per la qualità e la durata. Si raggiunge il sito dell'osservatorio astronomico costruito da Ulugh-Bek durante il suo regno nel 1430. Si vedono due portali. Da uno si può avere una completa visione dello scavo e del sestante. Dal secondo portale si accede al museo dell'osservatorio dove sono raccolti documenti sulla sua storia e su Ulugh-Bek. Del complesso resta parte di un grande sestante sotterraneo di 40 metri di raggio in due linee parallele ricoperte di marmo e affiancato da gradinate per gli osservatori. Qui, durante 3 decenni, si tennero misurazioni dei movimenti dei corpi celesti grazie alla collaborazione di eminenti astronomi e si catalogarono più di 1000 stelle. Dopo la morte di Ulugh-Bek, ucciso da fanatici musulmani, il suo osservatorio fu distrutto e dimenticato. Il museo dell'Afrasiab a nord di Samarcanda racconta la storia, la vita, la cultura e le tradizioni delle persone che vivevano in questa zona in tempi diversi e lasciarono il loro marchio sotto forma di opere d'arte, utensili e strumenti. Afrasiab era l'antica città che fu distrutta dai mongoli nei primi anni del XIII secolo. Reperti di grande valore storico sono i frammenti di affreschi del palazzo di Samarcanda, appartenuto alla dinastia Isidas, che ha governato qui nei secoli VII-VIII. Il mausoleo di Gur Emir ospita la tomba di Tamerlano e dei suoi familiari. Nel XIV secolo Tamerlano fece di Samarcanda la capitale del suo impero. Nell'arco di alcuni decenni riuscì a creare un vasto impero che si estendeva dall'India al Mediterraneo. La sua nuova architettura con enormi portali ad arco, alte cupole azzurre raffinate mattonelle smaltate ha fatto nascere lo stile imperiale centroasiatico. Il mausoleo di Tamerlano è il luogo dove lui è sepolto, due dei suoi figli e due dei suoi nipoti. In realtà aveva dato disposizioni per costruire una cripta a Sakhisabz, però quando morì di polmonite nel Kazakistan, mentre progettava una spedizione contro la Cina durante l'inverno del 1405, il passaggio per Sakhisabz era bloccato per la neve e così fu sepolto a Samarcanda. Il sarcofago di Tamerlano è un blocco di nefrite verde scura, gli altri sono bianchi. Il mausoleo ha una grande cupola azzurra scanalata. È stato il modello architettonico per le tombe dei Mogul a Delhi e del Taj Mahal di Agra, costruiti dai discendenti di Tamerlano. Tamerlano aveva una statura imponente, aveva inoltre forza e resistenza fisica eccezionali, al punto di poter sfidare a duello individuale i propri avversari a oltre 40 anni di età. Le sue capacità di stratega, oltre alla sua abilità di cavaliere e nel tiro con l'arco, gli consentirono, malgrado le gravi ferite subite, di guidare personalmente fino a quasi 70 anni i propri eserciti in battaglia. L'Uzbekistan è famoso per la produzione di tappeti, che sono ricchi di rilievi e disegni. Nella fabbrica Pudium si utilizzano fibre naturali, fili di seta o di lana e i tappeti sono tessuti su telai verticali o orizzontali. Il lavoro può durare da 6 mesi a 1 anno. Le ragazze in genere lavorano individualmente e se una persona è malata il lavoro si ferma. Nessuno può sostituire un'altra ragazza perché lo stile è diverso. Anche i colori sono naturali, ottenuti da estratti di quercia, buccia di noce, crosta di granato, gambi di asparagi e molte piante necessarie per creare le tinture vengono coltivate sul territorio della fabbrica. Il tappeto in Uzbekistan è un simbolo di ricchezza e di prosperità e pertanto è sempre incluso nei regali dati ai giovani al loro matrimonio.
Proseguiamo con la visita della necropoli dei nobili Shaki Zinda, monumento funebre che non ha uguali in tutta l'Asia centrale. Situata sul pendio della collina dell'antica Samarcanda, domina maestosamente la città. Qui l'architettura è unica, moschee e mausolei, in tutto 11, furono costruiti su vari livelli, aggiunti man mano in un periodo di circa 9 secoli. Nel santuario trovano spazio i sepolcri della famiglia allargata di Tamerlano e dei suoi amici prediletti. Tra loro, secondo la leggenda, anche un cugino del profeta Maometto. I muri sono quasi interamente ricoperti da piastrelle di maiolica. I colori sono vivissimi ed hanno una brillantezza che non ha uguali. Ogni mausoleo è un edificio quadrato con una cupola, il cui ingresso è evidenziato da un porticato. Il tutto è ricco di decorazioni e di mosaici intagliati. La tomba di Kusama ibn Abbas, il cugino del profeta Maometto, è la sepoltura più antica del sito. Essa attira molti seguaci del turismo religioso e spirituale a Samarcanda, poiché anche nel Medioevo un pellegrinaggio alla tomba del cosiddetto re vivente è stato equiparato alla Mecca. Secondo una leggenda, la fonte d'acqua della tomba possiede potere curativo. I motivi geometrici islamici si sono sviluppati particolarmente dato che l'arte islamica tende a evitare l'uso di immagini figurative per impedire che diventino oggetto di culto. I musulmani infatti temono che la riproduzione delle forme umane possa corrispondere al peccato di idolatria contro Allah, proibito dal Corano. I disegni geometrici sono combinazioni di quadrati e cerchi ripetuti che possono essere sovrapposti e intersecati. Essi derivano da modelli più semplici utilizzati nelle culture precedenti, greca, romana e sasanide. Le altre due forme di decorazione islamica sono l'arabesco, basato sulla curvatura e la ramificazione di forme vegetali, e la calligrafia islamica, che è l'arte di scrivere in maniera codificata ed esteticamente ricercata usando l'alfabeto arabo o alfabeti di sua derivazione. La necropoli antica prosegue sulla collina con le sepolture moderne. Qui riposa anche Islam Karimov, presidente dell'Uzbekistan dal 1991 fino alla sua morte nel 2016. Tashkent è la capitale dell'Uzbekistan,
Dopo il violento terremoto del 1966, la città appare oggi priva della sua anima storica, rimasta sotto le macerie e sostituita dall'austera architettura sovietica fatta di monumentali edifici amministrativi, immensi parchi ed enormi condomini dormitorio. In Piazza dell'Indipendenza, dominata da una grande fontana, troviamo il monumento simbolo della città, con una scultura alla sommità che rappresenta il volo simbolico di tre cicogne. Il complesso Azzati Imam è una piazza che comprende un insieme di edifici religiosi. Il nome è quello dell'imam sepolto nel mausoleo. La piazza si trova nella parte vecchia della capitale e su di essa si affacciano vari edifici, tra cui la biblioteca museo dove è custodito il più antico Corano del mondo, il Corano del califfo Osman. L'antico manoscritto è la fonte primaria dell'Islam. È stato scritto verso la metà del VII secolo. Di dimensioni molto grandi, contiene 353 pagine di pergamena con il testo originale del Corano. Le stazioni della metropolitana sono tra le maggiori attrattive per via delle decorazioni, delle sculture e delle pitture murali contenute in esse, vere e proprie opere d'arte. La città è ricca di musei e la guida ha scelto per noi quello di arti applicate nell'abitazione di un diplomatico del 1800 in stile tradizionale preceduto da un cortile. La raccolta è del decennio 1930 in epoca sovietica e il museo è stato aperto nel 1991. Espone opere di artigianato locale con ritratti di artisti noti, esemplari di tappeti, detti susani, una volta tessuti dalle donne nomadi per i corredi, per appendere nelle pareti o come tappeti di preghiera e oggetti diversi della scuola di ceramica. E per finire, si può dire che fare un viaggio in Uzbekistan è una bella esperienza perché questo paese racchiude una storia millenaria fatta di straordinari incroci culturali e religiosi che vale la pena di scoprire. La semplicità e la genuinità di questo popolo, per fortuna, non sono ancora stati corrotti dalla occidentalizzazione. Riportiamo a casa un bagaglio di sensibilità e rispetto per costumi, abitudini e tradizioni che ogni cultura, avvicinandola, si propone di farci conoscere.